Di derivazione praticamente polanskiana, la protagonista Mamsi Farmer è una sorta di Mia Farrow meno nota, così come il film è molto simile a Rosemary Baby, ma soprattutto all'inquilino del terzo piano. Il profumo della signora in nero, eredita dal grande regista polacco, l'impianto scenografico e l'idea di un vicinato ambiguo, sulla prima vista cordiale e disponibile. Barilli all'esordio dimostra subito di puntare in alto, anche a costo di apparire pretenzioso, confezionando un horror patinato dalla fotografia strepitosa di Mario Masini, capace di sfruttare luci ed ombre con straordinaria classe. Sa creare fin dai primi minuti un'atmosfera opprimente, claustrofobica, disinteressandosi, e questo è un male, quasi da subito della non eccellente sceneggiatura. E ne è uscito un film inquietante, molto lento, riflessivo. Barilli dimostra la volontà e la capacità di seguire una strada propria all'interno dello spesso monolitico cinema horror italiano, trovando i suoi punti di riferimento all'estero, non solo in Polaski ma anche nell'Altman di Images, e i registi come Wise e Clayton, maestri nel creare atmosfere rarefatte e terrorizzanti. Poi c'è il Bava di Operazione Paura, già rivisto da Fellini in Toby Dammit, con la presenza della bambina fantasma, ma Barilli ne rielabora l'influenza, creando un quadro personale aiutato da una Mamsi Farmer da sempre predisposta a ruoli da semi-psicopatica. Il finale è un tripudio grande e guignolesco, con una scena di cannibalismo corale. Nel film si dice poco, ma lo si dice bene. Buone le musiche di Nicola Piovani. Cemarte ha presentato Il profumo della signora in nero, Francesco Barilli, 1974, un gioiello del nostro horror, made in Italy, famoso nel mondo. Buona visione da Cinemarte. A volte io non ti capisco proprio. È come se tu avessi una vita tua dalla quale vuoi per forza escludermi. Oh! Che le succede? Ho stretto la racchetta e ho sentito pungere. Il sangue non lo sopporto. Non mi tocchi! Silvia! Cosa sta dicendo, Luigi? È morta, le dico. Ah. Ah.